Saluto a tutti i pirati, tranne a Marcello che non se lo merita. Eccoci qui con un nuovo tutorial. Stavolta il nostro tutorial riguarderà il ranking di Brook. Io non ho avuto particolari difficoltà a fare questo ranking, nonostante io faccia un po' schifo a fare ranking, devo essere sincera. E il mio collega Luigi è molto più bravo di me in queste cose. Ma ci sono arrivate tantissime richieste in pagina per questo tutorial. Penso sia addirittura più atteso del 7 stelle di cui ci ha parlato Lucky in questi giorni. Allora, per questo ranking potrete usare tantissime squadre differenti. Io uso G3, doppio G3, ma voi potrete usare anche G3 affiancato a Mioc. Potrete usare Doflamingo se avete la skill al max, ma anche se non ce l'avete, come lo uso io con un G3. Potrete usare unità utili quali Bellamy e Double Finger per i verdi. Potrete usare addirittura Kobe la seconda versione per potenziare gli orb e fare più danno. Potrete anche usare doppio killer volendo. E ricordo, l'obiettivo di questo ranking è quello di fare 3 milioni di danni in tutta la run, distribuiti in tutta la run. Non c'è un particolare stage in cui dovrete fare più danno come è successo nei ranking precedenti. Allora, io non vi parlerò, non vi dirò stage per stage quello che dovrete fare, perché basta attenersi ad alcune piccole regole per riuscire a fare 3 milioni di danno. E se usate una squadra simile alla mia, vi consiglio appunto di fare i primi 3 perfect con G3 ovviamente e Azog Golden Pound sulle unità non blu, di farle sui pirati, non sulle creature, ovvero sui maiali, scusate, o le tartarughe, in modo da fare, far tankare colpi, i primi 3 perfect a questi pirati, e poi fare tutto il danno verde sulle creature blu. Lo stage, diciamo, che dà un po' più problemi è il quarto, perché lì abbiamo sia la suora verde che Brook che è blu, e dovrete fare in modo di uccidere Brook con un colpo verde e la suora invece con un colpo rosso, quindi di G3, in modo che sia super, super efficace, se vogliamo parlare in termini di Pokémon, ecco. E basta che seguite il video e dovrete riuscire a farcela, ad arrivare da Brook con circa o già 3 milioni di danno, o comunque poco meno. A quel punto, se avete lo come me, lo fate caricare usando la special di Aesop. Caricatelo, usate la sua special che vi permetterà di avere un po' più di danno con qualche orb verde se siete fortunati. In questo caso a me me ne dà 2. E a quel punto attaccate ovviamente i primi 3 perfect con Aesop, quindi Aesop G3 G3, e poi distribuite il danno facendo i primi 2 great, quindi non subito perfect, in modo da poter dare a Brook un colpo in più. Usando tutte queste piccole regole che vi ho dato, dovreste riuscire a fare il ranking senza problemi e ad avere le vostre 3 gemme.